figlie dell'inferno, streghe del vento, streghe della notte, bestemmiando, ululando, schiacciando, cedendo. Sono Franco Ungaro, direttore dei cantieri teatrali Coreia. I cantieri teatrali Coreia sono, diciamo, un luogo di produzione e di formazione nell'ambito del teatro. Cosa c'è di nuovo arrivo nei cantieri Coreia? Che adesso andremo mano a mano sempre a scavare di più per tirare fuori gli aspetti innovativi, perché questa intervista vuole tirare fuori le buone pratiche, gli aspetti innovativi, i fattori di successo, per condividerli poi a livello, diciamo, internazionale. Di politiche culturali. Certo, non so, in riferimento al mercato, in riferimento al rapporto con la comunità. Cosa c'è di innovativo nei cantieri Coreia? Oggi si utilizza, per esempio, molto, si intende molto per innovazione un teatro che chiamiamo anche di partecipazione, no? Cioè anche a livello di progettazione culturale, no? Si pensa che, si ritiene che sia molto utile la partecipazione dei cittadini, la partecipazione dal basso, no? Il coinvolgimento dal basso dei cittadini. E questo è considerato dagli esperti di progettazione come un elemento innovativo, no? C'è più il teatro, no? Anche nelle forme di sperimentazione, no? Anche nelle forme di ricerca, non si perde questo legame con le persone, perde la sua forza, perde la sua innovatività. Base del progetto c'è questo radicamento forte, che è un radicamento culturale, soprattutto con la cultura del Salento, ma anche una proiezione verso il mondo. Abbiamo progetti importanti di formazione, di educazione al teatro nei Balcani, che è un'area che abbiamo frequentato tantissimo in questi anni, in particolare con la città di Smederevo, a 70 km da Belgrado. Abbiamo un bel progetto con la comunità Rom di quella città, che è la comunità Rom più grande della Serbia. Ma abbiamo fatto anche progetti di cooperazione importante insieme alla regione Puglia, in Montenegro, in Albania. Forse credo siamo uno dei pochi teatri che non ha ridotto i livelli di occupazione, no? E quindi non abbiamo licenziato nessuno, anzi abbiamo incrementato la base occupazionale delle persone che lavorano qui a Coreia. L'altra soluzione è sicuramente l'apertura di spazi internazionali, no? Per cui insomma, abbiamo, come dire, sostituito alla riduzione della domanda interna, soprattutto facendo molti più spettacoli all'estero.
partire dal 2004 due progetti importanti abbiamo realizzato con i paesi adriatici, dall'Albania alla Croazia, alla Serbia, al Montenegro, che ci hanno permesso non solo di conoscere le realtà culturali dell'altra sponda, ma anche di creare dei rapporti stabili con organizzazioni culturali, con amministrazioni pubbliche dei paesi balcanici e dell'area adriatica. Uno dei momenti importanti di questo lavoro di conoscenza e di creazione è stato il progetto Factory, che vedeva coinvolti appunto tutti i paesi dell'arco adriatico, oltre alla Puglia e alla regione Abruzzo. Attraverso il progetto Factory siamo arrivati anche a realizzare una produzione molto, molto importante che ha visto la partecipazione di attori provenienti da tutti questi paesi. Dal progetto Factory è nato appunto lo spettacolo Sogno di una notte di mezz'estate, di cui ho curato la regia. Uno spettacolo che univa appunto attori provenienti dai paesi, dalle regioni Puglia e Abruzzo, come appunto regioni italiane, della Serbia, Croazia, Montenegro e Montenegro come appunto paesi dei Balcani. Avevo scelto 9 attori provenienti da questi paesi che assieme hanno appunto realizzato e portato in scena questo testo, un testo che si offriva, diciamo, con continui giochi di cambi, scambi, a mettere in evidenza questa Babele di lingue che un po' ne veniva fuori, con un incontro molto divertente tra le culture che lo abitavano. Un po', diciamo, controcorrente forse rispetto a molti progetti che una volta finiti si dissolvono così nel ricordo di quanto è stato fatto. La compagnia transadriatica, che era, diciamo, alla base di questo progetto, la formazione di questa compagnia, ha realmente poi generato la compagnia Factory Transadriatica, che tuttora vive e tuttora porta in scena appunto alcuni spettacoli. Da questa esperienza abbiamo deciso di continuare a metterci in gioco, e così Sogno di una notte di mezz'estate, da spettacolo prodotto all'interno di un progetto, è diventato un vero e proprio spettacolo da giro, che ha portato, diciamo, questa esperienza in giro in Italia, facendo tappe anche importanti come l'Elfo, il Teatro dell'Elfo a Milano, come Roma. Tappe in cui è stato apprezzato, diciamo, la follia anche di uno spettacolo che univa assieme elementi così, così diversi. Factory ovviamente sul territorio ha non solo poi portato avanti questo tipo di progetto, ma è diventata, diciamo, una compagnia che ha prodotto anche altri lavori, cimentandosi sempre un po' sull'esperienza delle lingue, dei linguaggi completamente diversi. Questa è stata un po' forse la nostra caratteristica, che ci vede impegnati appunto in incontri con il teatro e la danza, con lingue completamente inventate, spesso diverse, che sono diventate un po' la caratteristica dei nostri lavori, che incontrano sia il pubblico italiano, ma anche ormai viaggiano anche molto all'estero.